Un caro saluto a tutti ragazzi, come vedete ho installato in giardino la NQ6 perché finalmente ho la possibilità di mostrarvi in anteprima, almeno per il mio canale YouTube e per binomania.it, il rifrattore apocromatico Ascar 140. Come vedete viene fornito all'interno di una custodia con una ottima protezione per gli urti. E questo fa anche già presagire la sua compattezza, come potete vedere, in quanto i modelli 185 e 160 erano dotati di un trolley per il trasporto. Prima di installare il telescopio sulla montatura, vi mostro un attimo la manualistica in dotazione. Anzitutto abbiamo un tagliandino che vi esorta a non osservare il sole senza strumenti e accessori adeguati, quindi mi raccomando prisma di Herschel oppure filtro solare. Nel frattempo, se sentite qualche atipico rumore di fondo, sono le anatre ornamentali, quindi due corritrici e una Rowan che ha comprato mia moglie qualche settimana fa. Poi abbiamo gli adesivi con Ascar Clear Sky, poi un documento che certifica il controllo che ha passato il tubo ottico, quindi controllo di qualità, vedete coating, collimazione delle ottiche, comunque pulizia all'interno degli elementi ottici, superficie, focheggiatore, altri accessori, eccetera. Poi abbiamo altri piccoli tagliandi riguardanti il montaggio del diagonale con il riduttore e il sistema flattener. La garanzia da compilare e ultimo, ma non meno importante, il piccolo manuale delle istruzioni che è in lingua inglese. Quindi vedete le fasi di montaggio, vi dà alcuni ragguagli tecnici sulle dimensioni, anche sul sistema del focheggiatore con l'adattatore compasso da 31,8 mm e altro ancora. Poi abbiamo anche, questo è molto utile, la posizione dei grani, delle viti per regolare al meglio il focheggiatore e ci sono tutti i codici per accedere al sito ufficiale, a Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Ok, montiamo il tubo ottico. Beh, ragazzi, senz'altro è più leggero che il 160 e soprattutto che 185. Come vedete si installa senza il supporto, senza l'aiuto di amici o parenti. Adesso lo fissiamo sulla NQ6 e vediamo di analizzare insieme le caratteristiche tecniche. Inizio con il dirvi che il prezzo ufficiale del telescopio è di 2.799 euro, ma è attualmente in offerta sullo shop online di Arteskaya a 2.499 euro. Tappo metallico come tutta la serie Ascar, lo appoggio, è un tripletto, ve lo ripeto, spaziato in aria, con un rapporto di apertura pari a F7 e una lunghezza focale di 980 mm. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, riprendono tutta la gamma. Personalmente ho provato il 120, il 185 e il 160. Trovate tutte le recensioni su Binomania. Utilizza anch'esso un vetro ID, quindi a bassa dispersione. Non mi è dato di sapere quale sia la miscela, quindi non posso dirvi se è un FPL 51 o un FK61 e simile, quindi non vi posso dire nulla. Il telescopio, come vedete, è progettato per essere portatile, infatti ha una lunghezza minima di 735 mm e il peso è di 9,2 kg, che arriva a 10,9 kg con gli anelli e la barra Losbandy. Il sistema del paraluce, che adesso vi mostrerò, è retrattile. Poi, per quanto riguarda il focheggiatore, identico a tutta l'altra gamma Ascar, è un focheggiatore a cremagliera e pignone da 3,5 pollici. Inoltre, aspettate che tolgo la custodia protettiva, beneficia anch'esso di un sistema
di demultiplica, che è utile sia per la fotografia, comunque anche per l'osservazione in alta risoluzione. Un'altra caratteristica che ormai conoscerete della serie Apo è la possibilità di estrarre il tubo ottico, perché questo progetto è stato pensato anche per l'utilizzo con le torrette binoculari senza correttore. Proviamo anche, facendolo con una mano, a estrarre il paraluce retrattile. Quindi vedete che alla escursione totale la lunghezza comunque dello strumento inizia a diventare interessante. Tuttavia il peso è contenuto, è un diametro secondo me ottimale sia per l'osservazione del cielo profondo che per la ripresa, ma anche per l'osservazione planetaria, perché già sopra i 120 mm iniziano a venire fuori dettagli molto interessanti. Purtroppo questo non è un periodo molto lieto per gli osservatori planetari, in quanto a parte Marte, che ormai è veramente a dimensioni angolari minime per osservazioni proficue, sarebbe necessario aspettare Saturno fino alle 3 di mattina. In questo periodo siamo, mi pare, in luna nuova, quindi dobbiamo aspettare anche qualche giorno per verificare le sue prestazioni nell'osservazione lunare. Poi ci sarà modo, magari con i ragazzi del GAT, Gruppo Astrofotografico di Varese, di fare anche qualche test fotografico. Insomma, ragazzi, non mi dilungo più di tanto. Spero che questa preview dell'ASCAR 140 vi sia piaciuta. Vi aspetto come sempre sul mio canale YouTube. Ci vediamo anche su binomania.it. Io già da questa sera inizierò a testare il pupo e poi ci sarà anche modo magari di fare una comparativa stretta. Però a questo punto devo aspettare, appunto, vi dicevo, la luna con il mio Takashi FS 128. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, attivate la campanella e iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo degli strumenti ottici e digitali. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e dall'ASCAR 140. Ciao ragazzi!